Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Vaporum, un gioco che sono qui a presentarvi per due motivi. Il primo, ovviamente, farvi vedere il gioco. La seconda, per pubblicizzare il regalo che ha fatto Vecna all'utenza per Natale, cioè la traduzione, perché questo titolo non era in italiano ed è possibile scaricare la traduzione da adesso. Non so, io l'ho scaricata dal link che ha messo Vecna sulla sua pagina Facebook. Poi in realtà credo sia scaricabile anche da altre parti, se non addirittura integrata nella pagina direttamente nel gioco. Però al momento mi pare di no. Il gioco costa 19,99 ed è uno stile steampunk, un gioco che si rifà al vecchio stile dei Might and Magic. Mettiamo difficoltà normale, disattiviamo, no, in questo caso non mettiamo l'elite, cioè una alla vecchia scuola, cioè praticamente carta e matita, dobbiamo disegnarci la mappa. L'elite in pratica disabilita i salvataggi manuali, si salva solo automaticamente all'inizio del livello. E tipo di movimento è il classico, casella per casella, blocca tempo disponibile, sì, va bene, iniziamo una nuova partita. Vediamo un pochino come è fatto e vediamo anche il livello della traduzione, ma su questo non ho alcun Salty dubbio. stench of L'odore sea salato del mare e la and brezza chilling mi gale at risvegliarono my da uno back strano awakened me sogno. from a disturbed dream. Dream filled Un with sogno pieno di familiar voci voices familiari and e fear for un'irrazionale my paura per la life. mia vita. The bitter sense of L'amaro senso del betrayal tradimento stemming from derivante the dal dream sogno fu interrotto da un was suono interrupted improvviso. by a sudden sound. Andiamo a vedere. In the distance, a All'orizzonte ecco un monumental gigantesco mostro metallic di metallo, monster, come as se if fosse uscito growling dalle into the rocce. rocks, loomed over the sky. Despite the fear Nonostante his la paura che mi colossus ispirava exuded, quella struttura I monumentale, was ero attratto da attracted to it esso. somehow. With nothing to Dato che non lose, avevo nulla da I perdere, ho went after seguito the la light. luce. Un inizio un po' criptico, insomma. Va bene, dai. Allora, andiamo direttamente al gioco, così non passiamo il video a vedere. Cioè, diciamo, limitiamo anche gli spoiler e andiamo alla meccanica di gioco. Non credo sia nulla di assolutamente innovativo. Questo gioco me l'avevano mandato gli sviluppatori ma mesi e mesi fa, e ho deciso di dargli un'occasione ora che è arrivata anche la traduzione. Le porte si chiudono alle nostre spalle, molto bella questa immagine. WASD per muoversi, QA per girarsi, tasto centrale del mouse usano. Ok, vedete, ci guardiamo intorno così, però I'm ci si inside muove col now, but I'm not classico sure that's a good movimento a thing. turni. La mappa automatica non è ancora disponibile, infatti vedete che possiamo andare ad attivare Sì, poi per me che sono appassionato di ste cose, un po' steampunk, un po' cyberpunk, mi piace da morire. Leve, interruttori, pistoni, figo, figo, mi piace. Per quanto io questo genere di giochi credo di averlo giocato solo l'ultima volta, beh, con il Might and Magic X, il 10. Prima del 10 avevo giocato forse al 6, ma era l'anno 2003, quindi è una cosa proprio molto molto vecchia. Non c'è ancora la mappa disponibile, quindi ovviamente bisogna deve piacere il genere fatto in questo modo, col movimento così. Abbiamo aperto non so bene cosa. Ok, abbiamo aperto la porta qui, siamo stati celeri nel muoverci. Esoscheletro del lavoro. Se pregate di indossare un esoscheletro, la mancata osservanza di questa situazione può mettere in pericolo la tua vita. Ok, allora indossiamo. Non dimenticare di effettuare salvataggi premendo F5 o F9. Allora, F5, salvataggio completo. Vediamo se riusciamo ad accedere a un esoscheletro e indossarlo. Poi attendo anche che magari si faccia sentire anche Vecna in modo da descriverci un pochino quello che è stato il lavoro di traduzione, magari che noi purtroppo, noi italiani, siamo tenuti in piedi come giocatori da i traduttori, come Vecna, come. Feels Sento che like I'm manca qua. missing Lo so something. anch'io che manca, però. Ah, puoi scegliere 1 e 4 esoscheletri. Oh, non è. Ah, ok, interessante. Sì, infatti possiamo indossarne 4. Esoscheletro pesante, robustezza. Da combattimento. Ah, aspetta, guadagni un bonus permanente combattimento infligge danni. Ok. Questo è
d'assalto, resistenza assimilazione del fulmine, potere di riparazione, inoltre infligge più danni in totale a seconda dell'integrità persa. Taumaturgico direi che è quello che mi ispira meno. Fornisce livelli di rigenerazione? No, facciamo quello d'assalto, dai, indossiamo quello. Yeah! Dovremmo avere anche la mappa adesso? Molto, molto interessante. Infatti, adesso si è caricato tutto. Questo mi è familiare, non so perché, ma sento che fa parte di me. Mi chiedo se sarò in grado di varcare la porta. Vedete? Questo è il classico. Ok, ci lascia entrare. Premi I per accedere all'interfaccia. Eccola qua. Con tutti i nostri oggetti che abbiamo trovato. Non mi pare ci fossero gli oggetti fatti in questo modo nei Might and Magic. Premi OK, clic sinistro per selezionare l'oggetto, clic destro per spostarlo automaticamente da o verso il tuo inventario. Va bene, perfetto. Abbiamo anche dei set, poi ho visto qui da poter selezionare, in pratica per cambiare la combinazione delle cose che abbiamo nello zaino, equipaggiato o meno. Allora ci muoviamo, ma non c'è nulla qua da prendere. E qui? Non c'è niente. Ma possiamo spostarle queste cose? No? Boh, andiamo avanti. Ma di qua non c'è niente, c'è un tasto. Chiuso, chiuso. Tutto chiuso qua. Si chiude qua? C'è un'asta forse che possiamo prendere, no? Bisogna andare un po' a cliccare in giro per l'ambiente, poi quando si inizia a prendere confidenza con il mondo. Non ci sono armi qua da prendere, magari? No, sembrerebbe di no, ma diamo un'occhiata. No, qua non c'è assolutamente niente da prendere, quindi dobbiamo per forza esplorare il mondo e vedere se ci siamo persi qualcosa prima. Questo neanche, niente, niente di niente. Ci sono solo queste botti che non riesco a superare. C'è la di energia, vediamo se. Statistiche, circuiti. Abbiamo anche la possibilità di andare a potenziare i vari moduli dell'esoscheletro. E poi vabbè, le annotazioni. Vediamo, qua non possiamo spostare niente. Queste sono. Tasto sinistro, slot arma. Non abbiamo niente, nessuna arma. Quindi dobbiamo ingegnarci su come andare avanti. Qua, ma qua io non vedo assolutamente nulla. Quindi. Ah, eccolo qua. Qualcosa per te. Clic destro per leggere la nota. Qualcosa per aprire le casse. Perfetto, e prendiamo anche questo. Questo lo abbiamo già equipaggiato. Clic sinistro, mano principale. This will Clic come destro per in handy. l'alta. Quindi in pratica And possiamo there's andare a money on it. colpire. Happy anniversary, of course. Perfetto, abbiamo recuperato qualcosa che sono Recording. munizioni. Prendi tutto. Ok, niente, ce ne possiamo andare adesso dall'altra parte. Ovviamente vedete che andiamo a passi, grandi falcate e colpiamo. Ok, distrutto questo. Perfetto, esoscheletro contiene una mappa che viene aggiornata. Tab, ok. Tab o M da premere. Infatti funziona con tutti e due i tasti. Tasto da. Non è nulla di innovativo, ma può piacere. Sicuramente, mio parere. Oh cacchio. Cos'ha quel. Oh, l'ho schivato. Bisogna andare anche a tempo. Conoscendo i pattern del nemico. Perfetto. Abbiamo preso 11 di fumio. Abbiamo distrutto il drone saldatore. Vedete che poi si spingono anche i pezzi che recuperiamo. Allora, questo. Adesso io non so, ma fortunatamente c'è la mappa. Non siamo mai andati da questa zona, quindi non so che cos'era, cosa c'era lì. Ma comunque, adesso proviamo. Andiamo a vedere. Allora, attenzione: lavorare vicino al pozzerbuco è molto pericoloso. Infatti, si può finire dentro. Ah, Dio! Sono morto! E non ho salvato, tra l'altro. Ultimo salvataggio. Quando dobbiamo ancora recuperare tutta l'armatura, ancora. Sì, non avevo salvato, quindi poco male perché alla fine adesso sappiamo già dove andare, ci equipaggiamo e andiamo diretti ad affrontare nuovamente
qualcosa. Allora, diciamo, c'è tutta una storia di esplorazione sul gioco, quindi non, diciamo che non c'è molto altro da vedere in termini di stili di gioco, perché alla fine il gioco è fatto così. Quindi non sto lì a mostrarvi due ore di questo gioco. Sicuramente è un gioco per appassionati di questo genere, appassionati di genere steampunk. È di nicchia, parecchio di nicchia. Graficamente lo trovo molto bello, però stiamo perdendo punti vita, ma ok, ce l'abbiamo fatta, recuperiamo il fumo che dovrebbe aver già preso. Adesso siamo nuovamente lì, quindi premiamo F5 così si salva la partita. E ovviamente siamo nuovamente al punto in cui non dobbiamo finire nel buco, presumo. Infatti, queste sono frasi un po' alla Dark Souls, dove a fare molta molta attenzione. Ah, qua possiamo spingere, ok. Ah no, lo possiamo spingere di là però, no? Vabbè, questo si spinge di là, va giù nel buco, infatti così. Vabbè, puzzle ambientali abbastanza banali, però boom, e abbiamo il passaggio per andare oltre. Sicuramente la traduzione è un'arma in più, un incentivo in più a giocarlo, però bisogna essere, ripeto, davvero appassionati a questo genere di giochi. Io ho avuto un periodo in cui mi piacevano, perché sono giochi comunque molto punitivi fin quando non si è bravi. Abbiamo preso anche una pistola, adesso io direi di equipaggiarla magari nel tasto destro del mouse, così abbiamo col tasto destro la possibilità di sparare. No, non posso prendere niente. Qua abbiamo una nota, possiamo leggerla. Mi hanno mandato il novellino. Vabbè, qua c'è tutta la storia. Recuperiamo anche una chiave arrugginita che magari ci potrebbe servire. E poi andiamo avanti. Ovviamente è inutile che vi dica, se lo volete proseguire non ci sono problemi. Ovviamente deve esserci una richiesta abnorme per proseguire col gameplay, ovviamente, perché è molto di nicchia come gioco. Spara, ok. Mi ci vuole anche del tempo per ricaricare. Gli do anche due sfere tagliate. Mancato. Ok, distrutto, abbiamo preso il fumio. Il fumio sarà da capire cosa serve poi in futuro, ma... Allora, diamo un'ultima occhiata alla casella qua. Ok, il fumo in pratica è l'esperienza, ok. E una volta saliti di esperienza andiamo a potenziare le cose che ci danno, magari... Si attiva quando stai per subire un danno mortale, siamo praticamente a livello 3, di servoassistenza. Beh, aumentiamo la precisione e in questo caso abbiamo un danno... Quando stiamo per morire ci viene dato un tot di invisibilità, invulnerabilità. Con la pistola, ad esempio, se lo potenziamo aumentiamo i danni arrecati. A livello 3 abbiamo lo stabilizzatore, praticamente precisione più 50%. Questo è il sistema di progressione del gioco. Ora bisognerà capire come si va avanti. Infatti qua c'è una porta in cui serve una chiave. I need the key, ma la key ce l'abbiamo. Infatti l'andiamo a usare dallo zaino e apriamo la porta e andiamo verso una nuova zona. Ma aia, bisogna muoversi in tempo. E qua, classico dei classici, spegniamo il vapore, spegniamo il getto d'acqua. Cos'è questo? Kit di riparazione, si può usare per riparare l'equipaggiamento. Fantastico, praticamente l'esoscheletro si può riparare usando il kit. Insomma, ripariamo l'equipaggiamento significa curare la vita, quindi in pratica lo prendiamo, col tasto R lo usiamo e vedete che ci stiamo riparando i punti vita. Ora, c'è una pedana, quindi dovremmo cercare in qualche modo di
portarci sopra qualcosa, però insomma adesso dobbiamo spingere questo affare, questo coso qui. Occasione di una vita, mattone. Allora, scusate, scartare un oggetto, prendo clic sinistro. Ok. Finite le munizioni. Dobbiamo pestarlo a mano. Ok, se picchiamo la scatola, no. Aspettate, questo è. Possiamo ascoltare anche la registrazione e impariamo di più su questo posto. Cioè, quindi c'è anche il lore che ci spinge ad andare avanti. Vedete che si apre la porta, ma si chiude subito, quindi dobbiamo trovare un modo di farla scattare. E io un metodo, onestamente, ce l'avrei, ed è quello che ci ha detto il tutorial, di prendere il mattone e buttarlo lì. Quindi in questo caso vedete che la porta resta aperta. Abbiamo visto le meccaniche, non è assolutamente nulla di innovativo, può essere simpatico perché comunque ha un ampio approfondimento del luogo misterioso dove ci troviamo, i robot che mi ricordano anche i robot che si incontravano in Morrowind, giocatori di vecchia data sanno di cosa sto parlando, poi si incontrano anche, mi pare, in Oblivion, sono delle cose assolutamente detestabili. I robot Dreamer, mi pare. Quindi insomma, da fare ce n'è. Il gioco non costa poco, magari sui link che trovate qua sotto li trovate anche a meno come prezzo. Prendiamo il sacco, ok. Quindi fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao. Questo era Vaporum.